Fai così, lo tiri e chi vincerà riceverà 100 euro. 3, 2, 1. Mi hai lanciato sul tetto! Raga, aiutatemi, sto per morire di caldo. Basta, ho ucciso il rap. Buon tutti ragazzi, qui da Kimoto, su un nuovo video vlog, raga. Allora, ci siamo? Perché noi, se ci siamo, ci siamo, no? Questa è la teoria. Ok, raga, oggi sono particolarmente carico. Anche se non stiamo andando benissimo su YouTube, però, raga, oh. Si sa che la seconda volta va sempre male. Quindi, così è la vita. E ve lo dice uno che ha perso tutto in ambito YouTube. Però, raga, siamo qui per ricreare quello che mi è stato tolto. Quindi, dai, se non sei ancora iscritto, iscriviti. E se non hai ancora lasciato un like, lascialo. E se non hai ancora commentato, commenta. Raga, allora, come avrete letto il titolo? Non so che titolo metterò. Sinceramente non lo so. Comunque, come avete letto il titolo, faremo una piccola sfida tra me e mio fratello. Che sfida faremo? Vedete sto cazzo di robo? Sto qua lo vendono alle sagre nel mio paese. Dopo, non so se anche da voi magari ci sono le festine là del cazzo, no? Che durano una settimana. Ecco, ho preso questo qua. Però ho detto, perché non farci un video, cazzo? Praticamente, scusate un po' per la luce magari. Ok, aspettate un attimo. Ok, ho acceso la piletta qua dietro. Praticamente, raga, la luce si attiva. Ok, oh, guardatelo lì, tutto tattico, raga. Questo qua dovrebbe... dovremmo giocare di notte con questo. Solo che io devo andare via stasera e non posso registrare di notte. Tu, attacchi sto elastico qua, lo tiri e questo qua, questo qui, non questo, ma questo, ma no, tu fai così, va e va in cielo, no? In cielo, non so, dipende quando forte tiri, no? Tu fai così, lo tiri e boom! Ah, guardate raga dove è andato. Eccolo! Alto sopra il mobile. Praticamente chi lo lancia più in aria, chi lo lancia più in alto, ecco, tu riceverà 100 euro. Quindi se mio fratello vince, riceve 100 euro da me. E se io vinco, mio fratello dovrà darmi 100 euro. Voi direte dove cazzo è tuo fratello. Comunque mio fratello Nicola, perché ho mio fratello Marco, mio fratello Nicola e mia sorella. Comunque no, mio fratello Nicola. Voi vi starete chiedendo dove cazzo è tuo fratello Nicola. Dio, buon spiro all'occhio, aiutatemi. Sta giocando a Fortnite, tanto per cambiare. Vedete, sta giocando a Fortnite con mio fratello Marco. Vedi, Scar e vaffanculo lo Scar. Quindi appena finisce sta cazzo di partita, andiamo fuori in giardino e chi lo lancerà più in alto vincerà. Raga, vi giuro che ho male l'occhio. Oh, mi è entrato un moscerino, non lo so che cazzo ho, ma tutte a me devono capitare, porca troia. Chi vincerà riceverà 100 euro. E in tutto sto ambaradam, mi viene in mente il mio nome della PS4, ambarada. In inverno ricominciamo, tranquilli, con i videogiochi in inverno ricominciamo, tranquilli raga. Quindi state online verso fine settembre, inizio ottobre che sarò online raga, da tipo da marzo che non gioco alla play. Stavo dicendo, in tutto sto ambaradam fa un caldo che non lo so neanche io cosa dire. Raga, non vedo l'ora che sia Natale perché mi faccio regalare, me la comprerò con i miei soldi, non lo so, la TV. Perché c'ho la PS qua, la PS3, ferma qua, vedete, questa qua è la PS3. Eccola qua. Mi serve una TV per accenderla, cioè mi serve un'altra TV. E potrei anche collegarla all'altra TV, solo che dopo diventa un casino perché attacca la PS4, stacca la PS4, metti la PS3, stacca la PS3, metti la PS4. Oh, divento un incoglionito, invece no, mi prendo una bella TV. Allargo la scrivania ad angolo, raga, che va di qua. E appunto metterò una TV e giocherò alla PS3. Anche perché, raga, diciamocelo qua, la PS3 secondo me è quella più figa. Anche perché l'online è gratis. Perché si paga anche l'aria in sto mondo. Quindi raga, io vi saluto, ci vediamo fra poco in giardino con mio fratello. Oh my fucking good. E vediamo chi vincerà la sfida. Boom! Ciao Nico! Ciao caro. Ciao amore mio, come stai? Hai perso Fortnite? Vaffanculo, ma adesso che azioni che ho fatto? Tu? Beh, è stato bravo, Però ho perso il mio amore. Vieni cercare da destra. Ok, Nico, facciamo una piccola prova. Ti hanno cecchinato? Sì. Sei un coglione. Fai una piccola prova, vedete raga, così. Lui deve tirare, vai. 3, 2. E lampadina. Sì, tacca. Manco la vediamo fia. Si muove sopra il tetto. Fanculo la challenge. No, aspetta. Ok, devi tirarlo. Se ti metti qua un po' più avanti, magari rischi meno di buttarlo in figa. Raga, qua ci sono i 100 euro. E me li terrò io, Nicolo. Abbiamo 3 tentativi a testa. 3, 2, 1. No, che merda, faceva schifo questo, raga. Ok. Tipo, allora, facciamo che è arrivato. Tipo, inquadrami in zoom al coso. Sul primo coso lì, insomma. Questa roba qua. 3, 2, 1, via. No, valeva. Valeva, ti infuochi. 3, 2, 1.
Fanculo. Wow, no. Hai visto? Sì. L'hai preso bene? No. Come no? Non credo. Raga, allora non so se mio fratello, guardami qua. Raga, non so se mio fratello l'ha ripreso bene, ma ha toccato il tetto, si stava per fermare. Comunque, tetto, ha toccato la parete lì dove si ferma l'acqua, quindi vediamo se mi supera il Nico. 3, 2, 1, via. Zio. Ok, facciamo metà muro, Nico. Tipo alla striscetta lì. Ciao Lu, balla. Vieni fuori adesso. Sì, vai, vieni fuori. Allora, Nico, è arrivato lì, guarda qua, è arrivato lì. Qua, più o meno centrale così. Ok. Ciao Lu. Ciao. Devi sempre non fare i coglioni. Bella Lu, fatti 5. Fa la mano. Fa il pugno. Bella. Saluta. Ciao. Manda a fanculo il popolo. Affanculo. Grande Lu, vai. Bella. Ok raga, allora, anche tu è l'ultimo tentativo. Mm-hmm. Quindi raga, ultimo tentativo. Il mio massimo è arrivato fino là sopra, Lu. Devo superarlo. 3, 2, 1, e adesso ho spacco, via! No, non l'ho superato, vaffanculo. Oh, più o meno, non lo so, un poco più su della riga, raga, tipo più o meno come mio fratello prima, più o meno sia la finestra. Ah, che coglione, non riesce neanche a tirare. Mi dispiace, Nico. No, adesso lo rifaccio. Lo rifai, va bene. Oh, ti ho dato due tentativi in più, non rompermi i coglioni, eh. Lu, non sei capace, sei piccola. Vediamo mia sorella, magari, magari riesci più di te, Nico. Sì, infatti. Porca puttana! Lu! L'hai lanciato sul tetto! Ci hai battuto tutti, Lu! Grande! Che puttana! No, vabbè, l'ho anche ripreso. No, tu sei fuori, Lu. Tu sei fuori, devo fare la copertina. Ci abbiamo l'altro, vero? Ne abbiamo comprati due. L'altro distrutto, non ha il coso. Vabbè, sì, ce l'abbiamo. Lu! Non ci... Raga! Lu, batti qua! Cioè, raga, lei con un tentativo l'ha buttato in figa. Ma stiamo scherzando, raga. C'è sta qua... Lancia il primo tentativo e va su nel tetto. Cioè ci ha battuto tutti, non posso crederci. No, sta qua è fuori raga, andiamo via, è un robot, aiuto. Ci ha battuto, dobbiamo dargli a lui 100 euro, altro che. Caputana Lu. Anche tu, anche lei ha il suo portafoglio, Non si compra mai un cazzo, però anche lei ha il suo portafoglio. Oh mio fucking good raga. Raga, lo sto ripetendo in testa mia. Io me la sentivo che vinceva mia sorella. Che poi, porca, primo tentativo raga. Non ci sto neanche ancora credendo. Alza il coso, sennò, perché sennò raga c'è l'aria. Lu, ferma. Questi soldi sono tuoi. Non spenderli in bambole, in ciucetti. Capito? Bastarda. Io faccio merda, fatica. Prendi i miei 50 euro. Io faccio fatica a darglieli, Ciao cara, prendi. Guarda questa. Viene fuori, gioca, primo tentativo e si prende 100 euro. Guarda che vara, è più grande di lei quei soldi. Quindi raga, Nico, mi dispiace ma abbiamo perso il tutto. Cioè, veramente. Sì, sventola, Lu, bravo. Quindi raga, da mio fratello, Yuri, saluta. Okay, ciao, Yuri. Ciao Lu, tu hai vinto 100 euro così alla cazzo. E io, è tutto, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando. No, non era questa la mia conclusione, è vero? Iscrivetevi, Nico, facciamo un loop, iscrivetevi. Commentate. Lasciate un like. E noi ci vediamo al prossimo video. One little bit, one little bit, one little bit, one little bit.